mini vlog. Oggi siamo passati per Fanano perché dovevamo ritirare un premio di un contest fotografico che abbiamo fatto ancora a dicembre e abbiamo deciso di fare anche una passeggiata vista la splendida giornata, e andiamo in un posto che non abbiamo mai filmato fino ad ora: le cascate del Doccione. Venuti in questa a vedere questa cascata che è un'ora da casa nostra, la settimana di Ferragosto, dopo 2 mesi che non piove. Lasciate il tempo è quello che è e quindi bisogna accontentarsi. Sì, anche di vedere le cascate senza l'acqua. Ehi, vieni qui, hashtag sapevatelo. Quella parte lì è stata costruita da poco tempo e lo hanno fatto proprio per i disabili, quindi da giù fino a qui, se si arriva in macchina, si riesce a percorrere anche in sedia a rotelle il percorso per venire a vedere le cascate. Complimenti, bravo comune di Fanano. Wow, che posto stupendo ha trovato il mio amore per mangiare. Qui c'è anche il tavolino e le sedie. C'è, io mi metto nello sdraio. Un drone. Come non portarsi un drone a fare il picnic? Un accartocciatissimo piatto di lasagne. Mio. Non ci sei tu dentro l'inquadratura. E un vegetarianissimo piatto di patate al forno con... No, devi aspettare. Non ci sono più le mezze stagioni, non sono più i tempi di una volta. Una volta andavo in questi posti così isolati dal mondo ed ero l'unico che volava con il drone. Cioè venivano tutti là, ah, ma quanto va in alto, ma quanto va distante, ma vedi tutto attraverso lo schermo. Adesso c'è la fila di gente con i droni. Difatti qui sopra, di qua direi più o meno, c'è un altro ragazzo con un Phantom. Io invece sono un poveretto perché l'X300S, vabbè, era così un outing. Siamo fatti mancare neanche il voletto con il drone, e mentre io sono qui probabilmente voi avrete visto qualche scena naturalistica in questo video. Guardate un po' chi è che fa le scene naturalistiche. Ta-da!
Vi avevo promesso che era un mini vlog, quindi effettivamente non abbiamo più nulla da raccontarvi, non abbiamo più nulla da farvi vedere. Ci vediamo con il prossimo video. Iscrivetevi al canale, cliccate mi piace proprio qui sotto e alla prossima. Ciao a tutti, ciao 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 ciao. Oh no, questa percezione della profondità vedo proprio bene i nostri. Questo va a finire sul video. Era un parallelo fra la nostra capacità visiva e quella della telecamera. Quella delle telecamere in confronto a quella che ha fatto il nostro Signore e donato agli uomini è un pelino più scarsa per ora. Poi vedremo la tecnologia e i progressi che farà.